Amici telespettatori, buonasera, ci siamo, è venerdì e naturalmente c'è Polifemo, una trasmissione che stiamo registrando qui presso Confcommercio Taranto. Vogliamo analizzare il momento che vive Taranto dall'ottica, dall'angolo privilegiato, diciamo, dall'angolazione privilegiata di Confcommercio, proprio perché, come dire, può misurare, può tastare il polso circa il momento che l'economia ionica vive in rapporto e in coincidenza con l'arrivo del Natale, ma anche approfondiremo le varie e numerose iniziative che Confcommercio sta ponendo in essere anche con gli enti locali. Andiamo subito a salutare gli ospiti, a partire dal dottor Angelo Colella, che, come tutti sapete, è il direttore di Confcommercio Taranto. Buonasera Colella. Buonasera, buonasera. A seguire il dottor Alberto Mosca, vicepresidente di Confcommercio Taranto con delega al commercio, nonché presidente dell'ente bilaterale per il terziario. Buonasera. E affronteremo le iniziative, le attività di Confcommercio proprio considerando le delegazioni e quindi il presidente della delegazione Borgo, Salvatore Cafiero. Buonasera. E a seguire, dulcis in fundo, last but not least, Lelio Fanelli, che è appunto il presidente invece della delegazione Tre Carrare Battisti. Buonasera. E allora partiamo subito da Colella. Numerosissime le iniziative di Confcommercio, come testimoniato dalle varie conferenze stampa che appunto riassumono e annunciano le iniziative. Sono tante, parleremo delle iniziative per i mitilicoltori, della giornata della legalità, ma mi piacerebbe davvero approfondire l'aspetto relativo al consorzio Confidi e il prestigioso traguardo raggiunto, risultato ottenuto del finanziamento da parte della Regione di 8 milioni di euro. E Confidi, ricordiamo, la struttura finanziaria a garanzia delle imprese appunto aderenti, che garantisce l'80% appunto dei prestiti assunti. Quindi un risultato egregio, considerando che questa realtà di Confidi è risultata la seconda in Puglia. Sì, recentemente la Regione ha pubblicato le graduatorie dei consorzi Fidi, cui verranno riconosciute delle risorse utili a sviluppare la loro attività. In Puglia sono stati 4 i consorzi che sono stati destinatari di questi fondi. Il nostro Confidi, che è nato a Taranto e poi è cresciuto attraverso una fusione con il consorzio di Confcommercio Foggia, e è risultato aggiudicatario di 8 milioni di euro. Questi 8 milioni di euro serviranno a garantire i prestiti che le banche erogheranno agli imprenditori che si rivolgeranno al Confidi per essere supportati in questo percorso di accesso alla finanza ordinaria ed agevolata. In teoria, se tutte le risorse fossero utilizzate, dovremmo giungere ad erogare e garantire 40 milioni di euro, un traguardo importante perché è un momento di difficoltà, è un momento in cui, diciamo, le imprese hanno scarsa capacità o volontà o propensione all'investimento, e perché veniamo fuori da una crisi gravissima, veramente gravissima, che proprio con il consorzio abbiamo potuto verificare, con tantissime difficoltà da parte delle imprese ad andare avanti, e con un momento di difficoltà nella relazione con il mondo del credito, che purtroppo non è affatto finito con finire del punto apicale di una crisi che però, come recentemente ha avuto modo di dire il nostro Presidente, a noi non sembra assolutamente finita, anzi ci giungono purtroppo ancora dati di tendenze al ridimensionamento dei consumi più o meno in tutti i settori. Ecco, quello che volevamo, ecco il messaggio che grazie a voi stasera vogliamo lanciare,
e agli imprenditori di rivolgersi al Confidi, c'è una sede nel centro di Taranto, ma possono farlo anche qui, rivolgendosi alla Confcommercio in via Emilia Grecia. Approfondite questo strumento, è uno strumento che la Regione e la Comunità Europea mette a disposizione delle imprese, e fatevi accompagnare, fatevi In questo aiutare nel percorso. percorso di accesso al credito, di relazione con il mondo bancario. Certamente sarà un supporto che vi potrà aiutare. Quindi veramente noi siamo contenti di questo risultato nostro, ma saremo ancora più contenti se questo sforzo aiuterà le imprese in questo momento di difficoltà. Alberto Mosca, vicepresidente di Confcommercio con delega al turismo, al commercio, nonché presidente dell'ente bilaterale terziario. I distretti urbani del commercio, è un momento importante e particolare. Ieri, oggi è mercoledì, siamo in registrazione, c'è stata la firma con il sindaco, con il primo cittadino di Taranto, ora tutto. La procedura, l'incartamento verrà invia, anzi è stato o verrà a brevissimo inviato, è che è stato oggi inviato alla Regione. In parole povere, perché ovviamente Mosca c'è chi non mastica quando sente parlare sente questo termine DUC, magari non riesce a comprendere di cosa si tratta e soprattutto quali sono i benefici per il territorio. Finalmente siamo riusciti a portare a termine un qualcosa che è partita da lontano, perché qui a Taranto siamo stati fra i primi a poter valutare quello che era l'importanza di uno strumento che sono i distretti urbani del commercio. Uno strumento che mette su questo tavolo il comune come elemento capofila e poi abbiamo le maggiori associazioni rappresentative a livello regionale. Con questa compagine si sono creati i distretti. Noi, come Confcommercio, in provincia di Taranto, ne abbiamo portati a casa ben 11. Siamo risultati a livello regionale i primi in assoluto nel riuscire a poter condividere il distretto con i vari comuni che possono essere non parlare solo di Taranto, ma parlare di Martina, di Manduria, parlare di Ginosa, Castellaneta, cioè siamo riusciti a completare tutta la provincia di Taranto e quindi riuscire a portare a casa un risultato di questo genere che, ripeto, è stato il primo a Ecco, livello regionale. Mosca, in parole povere, c'è un coinvolgimento, una compartecipazione di più enti, di più soggetti. Esatto. Parliamo che innanzitutto i soggetti fondatori sono le due associazioni maggiormente rappresentate, che sono Confcommercio e Confesercenti, e il Comune. Dopodiché si potranno inserire in questa compagine anche altre realtà che possono essere, a seconda del territorio, elementi che possono portare supporto all'importanza del distretto. Il distretto oggi diventa un elemento dove non si parlerà solamente di eventi, si potrà parlare di marketing, si potrà parlare di arredo urbano, si potrà parlare di mobilità, si potrà parlare di tanto, perché la cosa fondamentale è che il comune si deve sedere insieme alle organizzazioni sindacali e parlare e valutare delle strategie col bene comune del singolo comune. Ci sarà successivamente anche un'apertura a privati? Probabilmente sì, anche se è circoscritta, perché in questo, diciamo, nuovo elemento si potranno inserire tutta una serie di figure che però verranno valutate a seconda dell'importanza. Quindi in buona sostanza, le varie iniziative, che insisteranno sul territorio non saranno iniziative, come dire, eterodirette, calate dall'alto, ma Assolutamente. condivise appunto dall'ente civico comune e dalle maggiori Esattamente. organizzazioni di categoria. Saranno proprio queste cose che potranno dare stimolo ad iniziative
che grazie ad un tavolo di condivisione si potrà portare a dei risultati che possono effettivamente portare dei benefici al singolo territorio. Ecco perché sarà importante un tavolo che funzioni, un gruppo che debba lavorare, perché spesso si creano delle strutture ma che poi non portano a niente. Ha detto che sono 11? 11 Taranto e provincia, cioè in tutta la realtà della provincia. La provincia di Taranto, noi siamo riusciti a sottoscrivere 11 distretti del commercio. Urbani, perché appunto afferenti, esatto, ai vari comuni. Bene. Comuni o gruppi di comuni. Gruppi di comuni. Ah, quindi beh, è chiaro, se ci sono magari comuni più piccoli, è giusto, diciamo, consorziarsi, tra virgolette. Tra virgolette. Per esempio, l'abbiamo costituito insieme all'Unione dei Comuni Terra del Mare del Sole, sì, che comprende Leporano, Bussano, quelle aree, certo, tutta, certo, quell'area. Salvatore Cafiro, presidente della delegazione Borgo. Arriva il Natale, il Borgo ovviamente è il biglietto da visita della città, tante iniziative, ce ne sarà anche un'altra sorpresa, ma prima ancora della sorpresa mi ha colpito l'idea dell'Happy Hour, riguardante appunto le giornate, i giorni del 23 e del 24 di dicembre. Di cosa si tratta? Io, prima di arrivare a parlare dell'Happy Hour, partirei, prego, dall'atmosfera natalizia che quest'anno già riusciamo a respirare nelle vie del Borgo e presso anche nelle altre aree commerciali della città. Abbiamo avuto un segnale importante, che è stato quello dell'accensione delle luminarie in tempi, come posso dire, di start-up natalizio, quindi già quello è un invito. Allora vanno meglio le cose con l'ente comune, un po' meglio. Rispetto al nulla vissuto l'anno scorso, quando Confcommercio insieme ai propri associati decise, quasi come forma di protesta verso un'amministrazione che non colloquiava, di non fare le luminarie, c'è da dire che quest'anno siamo partiti in maniera diversa, questo va ammesso, e quindi iniziamo a vedere questo bicchiere mezzo pieno. Diciamo che un budget il comune l'ha stanziato. E a noi piace vederlo mezzo pieno. Quello che ci piace è stata anche la condivisione di un programma al tavolo che è iniziato il 23 agosto e a cui la mia associazione ha partecipato fortemente, per arrivare a un programma di Natale condiviso. Programma di Natale che noi ci abbiamo tenuto a precisare dovesse fare il bene delle imprese, dovesse andare nelle vie commerciali, nelle vie dei negozi, piuttosto che essere isolato altrove, e così sta avvenendo. In centro le iniziative saranno molteplici, a partire dalle luminarie, mi piace sottolineare anche alcune vie che saranno accompagnate da un sottofondo musicale. Domani dovrebbe partire l'installazione della filodiffusione anche in via di Palma. Domani, ricordiamolo, giovedì 30. Tra giovedì e venerdì dovrebbe, diciamo, partire anche quest'altro elemento. Questo elemento sarà... Quindi ci sarà questa musica, sì, musica soffusa in sottofondo. Nei negozi di via di Palma e via d'Aquino. Sperando anche, fammi sottolineare questa nota, che non vuole essere polemica ma vuole essere da sprono, sperando che contribuiscano anche quei marchi nazionali che insistono in quelle vie, e che molto spesso girano il volto dall'altra faccia quando c'è da mettersi le mani sempre in tasca, a scapito invece dei commercianti locali che hanno voglia di abbellire la propria via e che oltretutto hanno meno mezzi rispetto a certi colossi, mezzi, no? Un grande orgoglio, e questo voglio dire, perciò vogliono far vivere l'aria di Natale ai propri clienti piuttosto che ai cittadini in generale. Quindi questo è quello che sta avvenendo nel Borgo. Ci sarà a breve l'inaugurazione della pista di pattinaggio. Qui qualcuno ha detto, dice, ma proprio in Piazza della Vittoria, ascolta, sotto il monumento, lì ascolta, forse la location è un a po'... A noi non interessa, o meglio, interessa che le cose vengano fatte. Abbiamo indicato delle location in cui le cose per noi possono essere fatte, poi è l'ente che decide dove farle. L'importante non è farle. Non abbiamo i secondi fini, non siamo abituati, secondi fini no. Ma siamo abituati a fare l'interesse delle imprese. Allora, Piazza della Vittoria per noi può essere un punto in cui con quell'attrattiva si fa l'interesse delle imprese. Motivo per cui non ci siamo opposti a questa cosa. Ci siamo opposti piuttosto, ci opporremo e continueremo a farlo
alla Sagra della Salsiccia a Piazza Immacolata, non ci è mai piaciuto e continuerà a non piacerci. Però il messaggio che voglio lanciare è che sicuramente quest'anno vivremo un Natale diverso al Borgo, piuttosto che in Città Vecchia. Piazza Garibaldi servirà a fare da trade union alle due iniziative. Città Vecchia avrà un taglio nettamente culturale rispetto al taglio commerciale che invece si è provato a dare al Borgo. E l'auspicio e la convinzione soprattutto è che vivremo un Natale differente, sia nell'atmosfera che nei consumi, e quindi di ripresa per quelle che sono le attività che animano il Borgo 365 giorni all'anno. Lelio Fanelli, presidente della delegazione Trecarrare Battisti. L'animazione per il Natale, l'iniziativa di Telethon, le iniziative che si faranno a Trecarrare Battisti nonostante le ristrettezze del decreto Minniti, nonostante il cordolo, cioè come ci si organizzerà per far sì che il Natale splenda anche a Trecarrare Battisti. Sì, noi quest'anno... Trecarrare Battisti o Trecarrare Solito, mi corregga, perché non vorrei... La vecchia circoscrizione era Trecarrare Battisti e poi c'era Solito Corvisia, poi si sono fuse insieme Solito, all'epoca. Trecarrare Solito. E ora la sua come si chiama di delegazione? Trecarrare Solito. Trecarrare, infatti. Se il cuore c'è... Vabbè, però... Cambia poco. Beh, noi comunque cerchiamo di mantenere, dare continuità a quella che è stata l'iniziativa più bella fatta per 8 anni, che è stata la notte di Natale per Telethon, vogliamo ricordarlo, un momento sicuramente piacevole per i bambini, fatto sostanzialmente per i bambini, ma con tante attrazioni ovviamente anche per i grandi, quindi per cercare di accontentare un po' tutti. Ed è una manifestazione che è cresciuta negli anni, siamo arrivati ad avere presenze mai immaginabili, e oggi purtroppo non possiamo realizzare allo stesso modo l'iniziativa, ma vogliamo comunque dare continuità. Verrà comunque realizzata con un mercatino di Natale, con dell'animazione, nella zona compresa tra Cesare Battisti e Via Rintone, quindi due isolati di Via Aristosseno, che permette, data la grandezza della sede stradale, di poter realizzare il mercatino è comunque un'attrazione. E l'animazione ci sarà in ogni caso, l'animazione mobile che non prevede ovviamente la chiusura al traffico, quindi l'isola pedonale, quella verrà comunque fatta con dei punti di attrazione quali possono essere le pettole, piuttosto che la casetta di Babbo Natale, piuttosto che elfi, pupazzoni, insomma tutto quello che poi ha animato anche negli altri anni l'animazione. Cesare Battisti poi è strutturata un attimino diversamente rispetto al Borgo, rispetto ad altre realtà, perché da noi più che il passeggio c'è il negozio mirato, c'è il cliente che viene su Cesare Battisti perché va a cercare quel tale negozio, quindi noi puntiamo molto in questo senso a fidelizzare il nostro cliente anche con promozioni di marketing che ripetiamo ogni anno. E ci sono i negozi che aderiscono a queste iniziative, quindi troveremo la locandina davanti al negozio per la promozione che faremo anche quest'anno per il Natale. E come dicevi prima, purtroppo non possiamo realizzare la festa madre, quindi notte di Natale di Telethon, così come gli altri anni, in quanto intanto i cordoli, i benedetti cordoli non questo permettono... Questo poi apre il fronte anche, magari potremo approfondire successivamente se ci saranno... No, il tema verrà magari affrontato con l'amministrazione, rivisitato, analizzato, ridiscusso. È già stata affrontata questa cosa, ecco, in tutte le riunioni fatte in assessorato attività produttive, lo stesso assessore, la Valentina Tilger, ha dichiarato pubblicamente, messo a verbale su una delle nostre riunioni, che i cordoli dovevano essere tolti prima di Natale. Questa cosa per poi non essere più rimessi, assolutamente si spera. Sì, questa cosa doveva comunque avere la paternità dell'assessorato all'urbanistica, quindi l'assessore Scarcia, ma ci dicono che dovremo aspettare ancora, speravamo che questa cosa fosse risolta prima di Natale, perché sicuramente sarebbe stata
una boccata di ossigeno, permettere di migliorare la viabilità che subisce dei rallentamenti e dei disagi enormi ormai da, per quanto ci riguarda, un anno e mezzo, la stessa via Liguria da un anno, quindi insomma il danno continua a essere importante. Però ci dicono che dobbiamo ancora aspettare, si parla anche di una possibile, probabile intervento della Corte dei Conti, in quanto i cordoli sono stati messi un anno fa, già toglierli, insomma è un po' ingarbugliata. Sì, anche perché cosa, poi io voglio interpretare, poi parleremo di argomenti certamente più altolocati, tra virgolette, dei cordoli, che però hanno un'importanza, la questione dei cordoli è importante, perché io interpreto il parere, le difficoltà dell'uomo, del cittadino comune che la mattina passa per strada con la propria automobile in via Cesare Battisti, e ora purtroppo assistiamo alla doppia fila sistematica in concomitanza dei cordoli. Quindi se prima si voleva giustamente combattere il fenomeno della doppia fila, a questo punto la situazione addirittura peggiora ulteriormente, perché già è stretta e longilinea, ma se mettiamo le doppie file e il cordolo, praticamente ci mettiamo in processione eterna, in fila indiana. Però non voglio soffermarmi ancora una volta su questi benedetti cordoli, però giusto per ricordarcelo, noi avevamo dato delle soluzioni alternative, volevamo andare a riprendere ancora una volta questo piano urbano della mobilità, ricordiamocelo, costato 200.000 euro con i fondi d'Aria Vasta qualche anno fa, ma non preso in considerazione. I suggerimenti su come poter ovviare alla difficoltà della viabilità piuttosto che la doppia fila erano stati dati tutti sull'esperienza di iniziative già fatte, ma anche sull'esperienza di chi vive la via giorno per giorno. Ma senza andare lontano, purtroppo devo constatare che proprio ieri è successo un incidente, spero che si risolva in modo piacevole, di un signore che è stato investito sulla corsia autobus, che purtroppo diventa anche una pista. Certo. Vediamo moto che sfrecciano tranquillamente, senza problemi, e credo che ci siano delle conseguenze per questo incidente, perché addirittura... Io, e poi ce ne andiamo in pubblicità, dico che forse... dislocare maggiori unità di vigili urbani potrebbe essere una soluzione, è una mia idea, anche per educare il cittadino e per rendere il traffico, pur nelle caratteristiche di via Cesare Battisti, più fluido. Pubblicità. Bene, rieccoci, dovrei dire in studio, no, presso Confcommercio Taranto, presso cui stiamo realizzando questa puntata di Polifemo, una puntata dedicata al commercio, con Confcommercio appunto, considerando le varie iniziative di Confcommercio, soprattutto in concomitanza del Natale. Abbiamo qui il direttore di Confcommercio, varie, dicevamo, le iniziative, ma abbiamo parlato prima di vari argomenti, abbiamo parlato con lui di Confidi, abbiamo parlato poi dei distretti urbani del commercio, il sostegno di Confcommercio nei confronti dei mitilicoltori. Sappiamo benissimo che Taranto è una città legata al mare, io dico la ricchezza del mare è fondamentale anche come alternativa, come futuro rispetto alla grande industria, in questa ottica la protezione, tra virgolette, del settore. Prima mi consenti di fare una chiusa su quello che è stato detto, no? Alberto, Salvatore, Lelio hanno parlato di alcune aree, come hanno detto, stessa cosa avverrà nelle altre aree della città, no? A Via Liguria, ma devo dire che c'è un impegno che noi stiamo profondendo in tutti i comuni della provincia. A Manduria ci sarà un vasto programma. Onde evitare che qualcuno possa dire si pensa solo a Taranto, e i comuni della provincia. Domani pomeriggio a Martina c'è un incontro con il comune, alla terza. Ecco, il filo conduttore e l'invito ai consumatori è recuperare i nostri centri storici, la nostra storia, le nostre tradizioni. Quindi l'invito è scegliete non solo il commerciante
diciamo, del vostro comune, ma scegliete di ridare vita ai luoghi della vostra storia, della vostra infanzia, del vostro vissuto. Questo è il nostro impegno. L'impegno è che se i commercianti ritrovano la fruizione dei consumatori, delle vie del commercio, noi abbiamo fatto un'operazione importantissima di restituzione della vitalità a quegli spazi urbani, che è il nostro impegno, che è alla base anche di questo progetto dei DUC. Perciò, se posso dare un messaggio chiaro, preferite le vie del commercio ai grandi centri commerciali, senza storia, senza cuore, senza anima. Preferite la vostra storia, il vostro cuore, la vostra anima. Ma anche perché c'è proprio un rapporto di crescita, di un rapporto così fortissimo, no? Forse ora un po' di meno, ma ricordiamoci, magari io non sono tanto giovane ma neanche tanto vecchio, ma quella merceria, quelle attività, certo, che con le quali si cresceva, si condividevano momenti belli e brutti della adesso propria esistenza, c'era quell'intuitus persone, il rapporto. Sabato, nell'incontro fatto dal comune sulla vicenda di Taranto Vecchia con i stakeholder, l'ingegnere si è alzato e ha detto: ma come si può recuperare la vitalità a Città Vecchia se non c'è un giornalaio? Ecco, oggi ci accorgiamo che quel giornalaio è il punto di incontro. Ha chiuso anche, non c'è più. Non c'è più un giornalaio in Città Vecchia. Quindi impariamo a capire che quando perdiamo questi riferimenti, perdiamo pezzi della nostra, certo, vita. Quindi come giusto per uno slogan, ma giusto per farlo, per sorridere, no? Cafiero c'è il suo barbiere che gli ha aggiustato la capigliatura, sì, e quindi ha un rapporto diretto qui da lei, Ah, ecco, quindi vabbè, quindi a carico di Polifemo saranno i costi di, ecco, per noi scherzi la a parte, è un pezzo di storia, ecco, certo, voglio dire che con commercio, ma anche io dico proprio è il fronte per il futuro, sì. C'è poco da dire, che diciamo rappresenta non proprio direttamente questo settore, ma anche se abbiamo un'ampia rappresentanza, si è fatto carico di mettere insieme tutti gli attori, e quindi insieme a noi stanno lavorando spalla a spalla la Lega delle Cooperative, la Lega Pesca, la GC Pesca, l'Unci Pesca, tutte le più importanti organizzazioni. E soprattutto è importante un'operazione verità, perché noi abbiamo a Taranto un bubune, e lo sappiamo tutti qual è l'Ilva, però non bisogna gettare insieme il bambino con l'acqua sporca, certo, nel senso, certo, che l'Ilva inquina e l'Ilva è un cancro per Taranto, c'è poco da fare, da dire, però bisogna anche non generalizzare e preservare e dire anche, certo, che ci sono dei nostri prodotti che grazie a Dio non sono contaminati e che vanno diffusi e protetti, perché sennò a questo punto, io sapete benissimo qual è la mia posizione sull'Ilva, per me va chiusa, però voglio dire con questo non vuol dire che dobbiamo completamente bombardare Taranto e dobbiamo distruggere quello che grazie a Dio esiste, è sano e va salvaguardato. Il livello di controllo appunto, su Taranto, cioè, il controllo dell'igiene è una appunto, delle più seguite. Cioè, che Taranto abbia problemi enormi a livello di inquinamento, i Wind Days lo testimoniano, è vero, però con questo, ripeto, ecco perché dico un'operazione verità, altrimenti ci autodistruggiamo con le nostre mani. Sì, ecco, noi stiamo lavorando insieme, abbiamo messo insieme tutti i pezzi di rappresentanza e le imprese di questo settore, che è un settore che va, oggi dicevamo in un incontro, parte da zero. No, non parte da zero, parte da una situazione drammatica che viene dalla concomitanza dell'evento inquinamento e quindi divieto di produzione nel primo seno del Mar Piccolo e poi il surriscaldamento e quant'altro. Però ecco, tra gli operatori c'è la forza di ripartire. Questo sarà possibile se noi, ecco, diamo valore a questo prodotto, certo, diamo valore al prodotto in quanto un prodotto identitario, in quanto
il primo vero segnale di diversificazione. Anche proprio un marchio sarebbe opportuno, no? Proprio un marchio, un brand, no? Un brand. Forse il nostro unico prodotto nel mondo è quello che si rappresenta come Tarantino è la cozza, okay. Poi altri hanno altre cose. Ecco, noi stiamo lavorando molto su questo, stiamo lavorando e io spero che a breve cominceremo a cogliere dei frutti. C'è bisogno, come dicevi tu, anche di sapere enfatizzare le cose positive. Noi, altrimenti chiudiamo tutto e ce ne andiamo. Sappiamo che la ASL ha chiesto il riconoscimento del secondo seno del Mar Piccolo come area A, cioè vuol dire area con una salubrità delle acque tale che si possa, diciamo, produrre senza passare dalla stabulazione. Questo vuol dire che non tutto il nostro mare è inquinato. Ecco, valorizziamo queste cose e sappiamo che aiutiamo anche la città a ritrovarsi e a ritrovare il suo senso di appartenenza. Pensi, Colella, è venuto un mio amico da Asti e si è innamorato di Taranto. Era un juventino. No, non segue proprio il calcio. E è un musicista. Si è innamorato letteralmente di Taranto. Non conoscendo, avendo sentito delle proprie, però dice: questa città la sento come la mia seconda città. Stiamo parlando di due realtà a 1200 km di distanza, Taranto da Torino Asti, però dico l'appeal del nostro territorio. E passiamo ad Alberto Mosca, pensavo a Torino, presidente dell'ente bilaterale per il terziario. Un momento fondamentale è quello della formazione. In questo senso, proprio l'ente bilaterale si è lanciato a formazione, appunto, dei corsi di inglese commerciale per gli associati. Sì, questo in realtà è il secondo anno, perché già l'anno scorso abbiamo avuto ben sulla città di Taranto 4 classi che erano, diciamo, frequentate da una ventina di commesse del commercio, perché questa è l'idea che mi piacque di valutare in prospettiva di quello che erano i turisti che potevano magari arrivare in città e vedere quindi un ragionamento che guardava un inglese commerciale, un inglese specifico praticamente, quindi non parlare di un inglese che magari poteva non suscitare interesse anche fra gli stessi commessi delle varie attività commerciali. Attività commerciali che chiaramente devono essere associate alla nostra struttura per poter usufruire di questi corsi in forma gratuita. Naturalmente non parliamo neanche solo di questo aspetto legato all'inglese, ma abbiamo tanti altri corsi di formazione che guardano delle specificità legate chiaramente sempre al commercio. L'ente bilaterale addirittura fa anche la formazione obbligatoria. Che un motivo in più per associarsi. Esattamente, perché lì dove c'è l'obbligo, tu per i tuoi dipendenti riesci a poter non pagare sfruttando quella quota associativa che già lasci con l'associazione. Certo. Quindi in un certo senso c'hai un ritorno e sfrutti l'ente bilaterale per questi aspetti. Salvatore Cafiro, presidente della delegazione Borgo, occupiamoci del Borgo e di questo fenomeno della desertificazione. C'è indubbiamente una crisi del commercio, ma è triste vedere attività storiche, rinomate, che esistevano a Taranto da decenni e decenni. Posso pensare alla libreria Filippi, posso pensare al Bar Principe, non so chi più ne ha più ne metta. E vediamo queste attività storiche, che pure erano affermate, che chiudono per sempre le serrande, le saracinesche, e magari proprio in quei luoghi in cui si svolgevano queste fiorenti attività, questi luoghi sono miseramente, tristemente così, chiusi da per sempre. Per la verità, ho notato anche che anche a Via Liguria si stanno verificando fenomeni
altrettanto preoccupanti di attività commerciali che chiudono, che hanno chiuso. Proprio camminando, passeggiando con il vostro rappresentante di Montegranaro, Italia Montegranaro Spadafino, della delegazione Italia Montegranaro, e facevamo proprio una mappatura di quelle attività che hanno chiuso. Cosa succede? Eppure Cafiero è sintomatico, perché stiamo parlando del borgo, non stiamo parlando di un'estrema periferia, tanto più che il borgo, per quanto possa avere i suoi problemi, comunque ha un appeal, un'attrattiva maggiore rispetto ad una zona diciamo isolata. Ma cosa sta succedendo e cosa si può fare? La desertificazione è un fenomeno che va avanti da qualche anno. Mio papà, per esempio, ha iniziato la sua attività in via Mazzini, una via che all'epoca era una fiorente via commerciale, e che oggi purtroppo ha... È una moria proprio. Ha solo pochi capitani coraggiosi che continuano a svolgere la propria attività lì. Mi viene da pensare anche a via Principe Amedeo, che era un'altra arteria principale del commercio. Anche lì, per colpa di scelte sbagliate, in merito alla viabilità piuttosto che ai parcheggi, è stata data una mazzata quasi mortale, commercialmente parlando, il famoso cordolo. E ritorna anche lì. Non c'è dubbio che il borgo più in generale deve recuperare un appeal che col tempo ha perso. La mancanza di attrattori, noi lo andiamo dicendo da parecchio tempo, per il borgo è fondamentale. Ora ci auguriamo che l'apertura del Fusco possa essere imminente. Io col gruppo Giovani tempo fa feci proprio una manifestazione fuori al Fusco. Sì, ricordo, c'era Scasciamacchia all'epoca. Sì, Scasciamacchia venne a raccontarci un po' di favolette, tant'è che l'amministrazione passata e il Fusco è ancora chiuso. E Scasciamacchia non è stato più rieletto, no, vabbè, è una battuta mia. Noi mettiamo su uno spettacolo teatrale proprio sul marciapiede, sì, per manifestare la voglia che c'è di ritornare, ricordo, c'eravamo anche noi, a quella fetta di cultura che ci è stata sottratta. Ma si pensi anche a Palazzo degli Uffici. Ora abbiamo sentito... Lì però è una storia infinita che affonda nella burocrazia, affonda in sventure di varia natura, giudiziarie soprattutto. Giudiziarie e quant'altro, però se andiamo a vedere, sono passati 10 anni che quell'edificio è chiuso, un po' di anni che il liceo Artita, che per noi deve tornare in quel contesto. È stato il mio liceo. Perché ha una storicità di quelle immani, perché è stato il liceo di Aldo Moro, non che... No, per carità, il mio... allora, io sono un umile... Sebbene, mi scusi la presunzione, il mio nome è iscritto nell'Albo d'Oro tra gli studenti meritevoli dell'Archita. Mi perdoni la presunzione. No, per carità. È una battuta. Quindi il discorso torna proprio allo stimolo di appropriarsi di quelli che sono degli attrattori fondamentali. Ora, fa piacere per esempio che settimana scorsa è stato riaperto un edificio storico come quello dell'ex Banco dei Pegni, nonché Banco dei Napoli, con una nuova attività commerciale. Ecco, a noi fa piacere che determinati attrattori, anche commerciali, vengano nel centro cittadino piuttosto che in contenitori periferici, quali possono essere i centri commerciali. E anzi, colgo spunto proprio da aperture di questo tipo per dire a me stesso quanto interessante sia ancora oggi il borgo di Taranto, nonostante tutti i problemi. Problemi che però andranno affrontati in maniera seria questa volta, perché il borgo deve tornare attrattivo, deve tornare facilmente fruibile alle persone che vogliono venire. Sarà di questo Natale l'iniziativa da parte del Comune, dovrebbe essere, uso il condizionale perché l'ufficialità dovrebbe arrivare a breve, dell'utilizzo gratuito del bus nel fine settimana per raggiungere i luoghi dello shopping. E va bene. Limitatamente solo al borgo o anche ad altri quartieri? Penso però da prendere con le pinze, perché vabbè, ancora prendiamolo, dobbiamo averla, credo, un po' per tutti i quartieri. Per una questione di parità, no? Se no si creerebbe c'è una... C'è anche l'iniziativa che noi andremo a sposare molto, ma molto volentieri, a secondo delle attività che poi vorranno aderire, di riservare uno scontro a chi raggiunge le vie del commercio in bus. Però qui il problema dei parcheggi va affrontato una volta per tutte e va affrontato in maniera seria. Sì. Noi abbiamo indicato dei luoghi dove questi parcheggi
possono essere fatti risolvendo una volta per tutti quelli che sono i problemi del parcheggio. Luoghi vicini, luoghi un po' più lontani e luoghi ancora più lontani. Noi abbiamo parlato sempre di parcheggi, di scambi e vorremmo capire una volta per tutte cosa ne facciamo di Croce e cosa ne facciamo di Cimino. Perché pensare che Cimino sia ancora bloccato perché manca lì c'è una storia di rotatorie, mi pare. L'autorizzazione per fare una rotatoria, voglio dire, abbiamo fatto la casa, ci manca la scala per entrare, di quello che stiamo parlando, facciamo la sta scala una volta per tutte. Okay. Capire a Croce cosa accade. Lo vogliamo capire una volta per tutte. Arena Artiglieria per noi è fondamentale, ma non lo è solo per il Borgo Abate, lo è per Piazza Faglini che oggi fatica ad andare avanti perché la fruizione da parte del cittadino è sempre più complicata, lo è per Cesare Battisti che ha due minuti a piedi da quella che è, e poi mi faccia togliere questa spina. L'UPIM, l'ex UPIM, era un silos naturale dove non bisognava aggiungere cemento, era già pronto, era già bello e pronto. Ora sappiamo che viene una nuova piastra Lidl. Commerciale, piastra commerciale che pare debba avere 35 posti auto, ma perché dobbiamo accontentarci sempre del piatto di lenticchie quando invece è giunta l'ora, non dico di mangiare il caviale, però ma qualcosa di più con le cozze, no? Potremmo anche chiederlo una volta per tutte e andare su ragionamenti un attimino più, come posso dire, che facciano realmente gli interessi della città. Lelio Fanelli, presidente di Trecarrare Solito, delegazione Trecarrare Solito, con lei vorrei affrontare uno dei temi che Confcommercio ha più volte analizzato anche con i soggetti istituzionalmente preposti, gli incontri con il con la questura e quant'altro, i problemi di sicurezza. Perché Taranto, forse anche sicuramente complice la miseria, si verificano episodi di criminalità inauditi, anche in orari stranissimi, in orari in pieno giorno. Un mio amico, non c'entra Trecarrare, ma via Medaglie d'Oro, lascia la macchina, nella macchina lascia il borsello, non l'avesse mai lasciato. No, quello non ha la patente, è più fortunato, e non ha ancora la patente. E dicevo, praticamente rompono il vetro e si appropriano del borsello. Certo, l'ingenuità di aver lasciato il borsello sul cruscotto, però ciò non giustifica. Parliamo delle iniziative di Confcommercio in ambito di sicurezza, perché poi alla fine c'è la sicurezza anche proprio vostra, di operatori del settore. Assolutamente sì, ma Confcommercio da sempre è attenta su questa problematica, per noi fondamentale e decisamente importante. Non dimentichiamo quelle che sono state le iniziative nel tempo, ad esempio come il poliziotto di quartiere istituito con Confcommercio, dove un nostro funzionario girava insieme al poliziotto di quartiere negozio per negozio rilasciando un questionario, rilasciando poi un'informativa su come poter interagire. E per non parlare della videosorveglianza, anche quella nostra iniziativa, un server installato presso la questura per poter essere da monitoraggio anche nell'immediato nel caso dovesse succedere un qualcosa, ma anche a livello nazionale quando abbiamo cercato di interloquire con la loro sottosegretario Mantovano per quanto riguardava proprio una videosorveglianza importante, qualificata in tutte le aree commerciali, e siamo stati lì dietro anche in questo caso. Siamo sul tavolo per la sicurezza e l'ordine di Taranto insieme al prefetto e questore, quindi sfondiamo una porta aperta su quello che può essere per noi un tema importante. Non ultimo, proprio ieri un caro collega di Via Liguria hanno svaligiato completamente un negozio ed è una cosa veramente che fa male, perché non parliamo di un negozio in una via buia, in una via periferica, appunto zone centrali, parliamo di Via Liguria, una via commerciale per eccellenza, parliamo no? Di un'area commerciale, di un'area che anche di notte c'è transito di macchine, è illuminata, e questo davvero diventa problematico. Certo, da parte nostra cosa possiamo fare? Intanto di attrezzarci noi commercianti stessi con un sistema di videosorveglianza che sicuramente non sarà la panacea di risolvere tutti i problemi, però
è un deterrente forte, è comunque un segnale forte che possiamo dare e che in qualche modo può anche darci una certa tranquillità e sicurezza. Guarda, ci sono stati periodi, io ricordo con piacere l'installazione delle, come dire, dei presidi che si fanno sotto Natale con le pattuglie della polizia piuttosto che dei vigili stessi o della Guardia di Finanza o dei carabinieri nelle aree commerciali, proprio per poter tranquillamente poter chiudere i propri negozi, perché sappiamo sotto le feste magari non si chiude proprio alle 8:30, quel quarto d'ora, 20 minuti in più ce li prendiamo. E nei momenti in cui iniziano a chiudere altri colleghi diventa anche, come dire, un'attenzione in più il fatto, certo, di chiudere tutti insieme e essere anche un attimino più tranquilli da questo punto di vista. Quindi ben venga la presenza delle istituzioni nelle aree commerciali anche per favorire in modo sereno per tutti quanti il lavoro proprio sotto il periodo natalizio. Ok. Bene, ce ne andiamo in pubblicità, al rientro altri temi, perché ripeto, le attività di Confcommercio sono tantissime e anche le problematiche che vive a Taranto e provincia il commercio sono altrettante. Pubblicità. Rieccoci, terza parte di Polifemo, ci stiamo occupando di commercio, lo stiamo facendo qui presso Confcommercio Taranto. E allora ritorniamo da Angelo Colella, che è appunto il direttore di Confcommercio Taranto. Parliamo di un'altra iniziativa, abbiamo parlato prima di sicurezza, ora parliamo di legalità. In questa ottica la giornata della legalità, tra le altre cose un dossier preciso, specifico, che vuole rappresentare un'indagine circa la percezione della sicurezza da parte delle imprese. Beh sì, diciamo la legalità è, e quindi il tema dell'abusivismo, no? Sì, va di pari passo. Uno dei temi che la Confcommercio ha individuato come tema da sviluppare con una continuità annuale, tant'è che ogni anno la Confederazione indice questa giornata della legalità. E in occasione di questa giornata, in preparazione direi di questa giornata, vengono sviluppate una serie di indagini e tra gli imprenditori con dei questionari e con degli istituti di ricerca. E quest'anno la cosa, diciamo, che è venuta fuori è un po' strana, ma forse anche giustificata. Cioè, mentre numericamente si riducono i reati dalle statistiche, aumenta la percezione di insicurezza da parte dei cittadini e delle imprese. Forse diciamo, ci sono reati che non si denunziano nemmeno più, chissà. Sono diventati ormai alla luce. Poi se si guarda, diciamo, alle statistiche riferite ai territori, bisogna dire che la nostra Puglia si ritrova ad essere una delle regioni più critiche. L'indagine di questi campioni sentiti dicono che siamo una delle regioni con più difficoltà, dove rispetto a molte altre registriamo una serie di fenomeni, dai problemi estorsivi ai furti, alle rapine, l'usura, in misura superiore a molte altre regioni d'Italia. Certo, va detto che in Puglia Taranto non è messa male, penso ai miei amici della provincia di Foggia che stanno vivendo veramente momenti terribili, e quindi rispetto a loro, tra virgolette, ci possiamo dire anche fortunati. Ma il comune mezzo cautio, no? Un po', diciamo, questa... non abbiamo quel livello di problema. Quel livello di problema storicamente è stato superato anche grazie agli imprenditori, alla Confcommercio. Questo non vuol dire che però non bisogna fare attenzione. Ma devo dire, stiamo vivendo questa recrudescenza che
Lelio Fanelli diceva, ricordando questi episodi, che non ci devono lasciare, come dire, stare con la guardia abbassata. Poi c'è un problema che però vediamo molto sottovalutato, che è appunto quello che dicevi tu, il problema dell'abusivismo che parte dal parcheggiatore al venditore. Anche se poi, io ripeto, veda, molte volte vedere questa storia dei parcheggiatori abusivi dove insistono le strisce blu è una cosa che ti fa rabbia, ti fa impazzire, dici scusate ma io sono il fesso che dovrei pagare due volte, no? Però qualcuno anche dice, ora interpreto un po' il pensiero, dice ma forse è meglio che ti vengano a chiedere il caffè piuttosto che ti facciano uno scippo, che facciano uno scippo a una vecchietta e la vecchietta poi si rompe il femore. Però, non si può giustificare l'illegalità. Questa però è un quadro di miseria profondo. Sì, però questa cosa è molto pericolosa. A volte questi discorsi ce li sentiamo fare anche dalle autorità a diverso livello. Questa cosa non è... Che è ancora più grave, perché fin quando lo fa l'uomo della strada, ancora... Non è proprio possibile, innanzitutto perché noi abbiamo dimostrato che dietro anche l'abusivismo, che noi pensiamo essere solo un fenomeno di marginalità sociale, spesso si nascondono organizzazioni che pianificano queste attività, semmai sfruttando quel soggetto, no? E noi non ce la facciamo più, perché chi sta facendo impresa in questo momento lo sta facendo con grandissima difficoltà. E veramente basta vedere i dati dell'evasione contributiva all'INPS, cioè ci sono tantissime le piccole imprese che non riescono più manco a pagarsi i contributi della loro pensione. Se questo scenario è vero, è reale, no, questo livello di tolleranza è veramente inconcepibile. Poi sappiamo pure che sono fenomeni che non si possono sradicare completamente, però, ma tollerare, e a volte, e nella scorsa amministrazione comunale li abbiamo visti favoriti, io penso uno per tutti al mercato delle pulci della Salinella, cioè dove l'amministrazione mette a disposizione le aree, i vigili, la pulizia per far sviluppare, se va bene, attività abusive, per non dire vendere generi alimentari, vendere il pane, lì stiamo parlando di abusivismo, se non di gestazione, non dico cose, sono cose che sono state ripetutamente, noi vorremmo che la legalità fosse in sé un valore, e questo valore viene prima di ogni altra cosa. Le azioni sociali si fanno in altro modo ed è giusto farle, ma non si può pensare che diventi questo un modo per intervenire sul disagio. Alberto Mosca, vicepresidente di Confcommercio con delega al commercio, stiamo parlando di legalità, abbiamo trattato il tema dell'abusivismo e Confcommercio si è posto la sua attenzione in ambito di legalità per quanto riguarda gli alberghi e i bed and breakfast. Sì. Non per niente noi siamo usciti con un articolo dove praticamente abbiamo sollecitato le autorità a poter fare determinati controlli e verifiche proprio in virtù di una questione che riguarda l'imprenditore che spende soldi e che quindi investe e paga quelle che sono le tasse, e chi invece praticamente è completamente sconosciuto a quelle che sono le autorità. Cioè qua dobbiamo fare chiarezza e dobbiamo essere tranquilli anche per i turisti stessi che vengono, perché anche lo stesso turista deve essere tutelato, deve essere un elemento importante. Non dobbiamo pensare al turista che deve venire e deve essere spennato, deve essere un bene comune che deve essere salvaguardato, proprio per far sì che possiamo stimolare, diciamo, questo settore in una città che può guardare ben altro che non l'industria. Bene. Cafiero, le devo chiedere un regalo. Non costa niente, si avvicina. La vittoria venerdì, no, con la Juventus, no, vabbè. Già ci avete dato Higuain ed è stato un pisso. Comunque, lasciamo stare. Ha parlato di una sorpresa riguardante il Borgo. Ora, siccome è
mercoledì e stiamo registrando. Ha detto che l'incantesimo, l'arcano verrà svelato, sarebbe stato svelato domani. Domani e allora lo possiamo dire, tanto venerdì sera va in onda la trasmissione. Aspettiamo un attimino prima di dirlo. Ma certo dica. Sbilanciamoci un po'. No, certo è che i commercianti si stanno prodigando, come dicevo, per rendere il borgo ancora più accogliente e per far respirare ancora di più l'aria natalizia. Ci teniamo davvero dopo quello che per noi è stato un anno zero, perché non le nascondo, ma andiamo un po' al che stare all'oggetto, con le mani in mano lo a Natale so. Per noi e non prodigarci per abbellire la città è davvero un compito arduo. Io magari lo faccio da meno anni, ma se penso al mio collega Fanelli che lo fa da 20 anni e che è vero una grossa fatica, però è anche una grande soddisfazione poi vedere la propria via illuminata, i propri colleghi felici, i clienti che vengono e apprezzano. Quindi le posso dire che ci stiamo prodigando per questa rendere... sorpresa. Vediamo, non mi faccia sbilanciare, facciamo così, parliamo piuttosto di quello che accadrà, se vuole, il 23 e il 24 dicembre. Che prima abbiamo tralasciato. Le Piawar, no? Sì, in quelle date tutti i negozi al borgo fanno l'orario continuato. Cosa abbiamo pensato di fare? Di coinvolgere tutti i bar e i locali di somministrazione in genere per organizzare un grande happy hour, quindi il momento dell'aperitivo che partirà dalle 12 e durerà fino alle 17 se non oltre, per chi vorrà, sarà allietato con musica, quindi nel borgo ci sarà una grande festa e inviterà ancora di più i clienti a rimanere nelle nostre strade, a frequentare i nostri negozi, per dare questo messaggio di positività che quest'anno intendiamo dare a chi vorrà sceglierci. Leglio Farni, prego. Agganciarmi a quello che diceva Salvatore, una precisazione, perché la Confcommercio non è un'organizzazione che fa eventi. Il nostro lavoro già ne stanno lavoro, parecchi di realtà che fanno eventi. È un lavoro di puro volontariato, dove noi sacrifichiamo il nostro tempo, delle nostre attività, per poter seguire queste iniziative, che dobbiamo portare anche sul tavolo, che può essere il comune, può essere anche altre realtà. Però è importante far capire che la nostra associazione, che può essere elemento di supporto a queste iniziative, non è che bisogna confondere i ruoli. Certo, no, è bene precisare. È di supporto, di stimolo, di promozione, ma non di organizzazione. Anche non è perché noi i soldi ce li rimettiamo in maniera importante per quando dobbiamo seguire le iniziative. Lelio Fanelli è stato descritto dal suo giovane collega Caffiero come uno dei decani, no? dell'attività. Confrontandosi con altre realtà, senza andare lontano, con Bari, con Lecce, con realtà magari che dal punto di vista commerciale hanno fatto e sanno davvero fare marketing, cosa ruberebbe, tra virgolette, da queste realtà e le porterebbe a Taranto come momento appunto di miglioramento delle attività commerciali? Parlavo anche di rubare idee, rubare tra virgolette in tema di suggerimenti che potrebbero essere dati all'amministrazione. Io vedo la realtà di Bari, la realtà di Lecce, è vero, sono realtà universitarie, non lo metto in dubbio, però, ripeto, potremmo mutuare, ecco, la parola rubare è stata volutamente provocatoria, ma potremmo mutuare, diciamo così, certe esperienze. Ecco, lei sicuramente si sarà confrontato con altri colleghi del settore, anche viaggiando, girando, vedendo queste realtà. Cosa potremmo importare? Ecco, mettiamola così. Ma più che importare da altre realtà, io direi di valorizzare intanto quelle che abbiamo e soprattutto quelle che poi sviluppiamo. Perché tante volte nel nostro caso manca la giusta comunicazione, poi per intenderci. Prima ascoltavamo
il discorso di mettere a disposizione l'autobus gratuito per le festività, un'ottima iniziativa. Io direi cose anche viste in altri momenti. L'abbiamo fatto ad esempio qualche anno fa per quanto riguardava la Settimana Santa, con un circuito che partiva ad esempio dal Mazzola con un bus navetta che ogni mezz'ora faceva il giro, però pubblicizzato poco, quindi alla fine non ha sortito i risultati che volevamo. A livello di organizzazione penso che non siamo secondi a nessuno, perché sappiamo fare le cose, le sappiamo fare bene, di marketing ce ne occupiamo da sempre, abbiamo imparato, ecco, quello che diceva Salvatore prima, nella mia esperienza ormai sono 21 anni come dirigente Confcommercio e come presidente dell'area Trecara Resolito, abbiamo imparato cosa significa fare squadra, fare iniziative, fare marketing tutti insieme, perché poi non diventa un momento semplice, perché puoi fare l'iniziativa migliore di questo mondo, però ognuno poi, io dico sempre, ragiona con il proprio settore merceologico piuttosto che valutare l'iniziativa del momento. Quindi da quel punto di vista siamo strutturati e ne abbiamo fatte tante, smussando anche quelle che potevano essere problematiche, quindi siamo capaci di poter attrarre e di realizzare sicuramente delle cose importanti. A volte però dobbiamo riconoscere che manca la comunicazione, non a caso siamo partiti il 23 agosto per quanto riguardava, ecco, il discorso di Natale, siamo al 29 di novembre, domani 30, finisce il mese. Abbiamo ancora Cesare Battisti e Via Liguria senza le luminarie, senza l'illuminazione, ma possiamo anche ricordare la Spartan Race, insomma, dove si può fare tanto. Un'iniziativa bella, ripetuta quest'anno, poteva crescere, poteva avere una comunicazione decisamente più importante, che però da quel punto di vista è stata carente. Ok, bene, ora ce ne andiamo in pubblicità e poi il rush finale, l'ultima parte di Polifemo. Non cambiate canale, qualche minuto per gli obblighi pubblicitari e poi saremo di nuovo con voi. Ci siamo, ultima parte di Polifemo, riprendiamo il nostro giro. Angelo Colella, una posizione triste quella di Taranto, posizione numero 109. Nella classifica relativa appunto alla vivibilità. Taranto è penultima e peggio di Taranto c'è solo Caserta. Ora io non credo sinceramente a queste statistiche, a questi numeri, perché poi chiaramente 109, 110, 108, 105, al di là, però c'è di fatto che la situazione a Taranto è pesante. È una china che non si riesce a risalire. Sì, diciamo che non ci appassioniamo più alle classifiche, d'altro canto ne abbiamo viste due, no? di tenore diverso, però ci abbiamo il nostro vissuto, no? Il nostro vissuto ci dice che il dato sui consumi, per esempio, quello è da guardare, siamo forse l'ultima come propensione al consumo, e quindi che la situazione sia molto 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 difficile lo vediamo per strada. Ieri eravamo nel centro di Taranto in un'ora diciamo tra virgolette di punta e verificavamo il deserto nella frequentazione degli spazi. Ora è chiaro che questa cosa è figlia di tante situazioni, no? E che bisogna ripartire cercando di provarle tutte, no? La mancanza dell'università a cui tu facevi cenno è un problema. Parlavamo che cosa manca a Taranto rispetto agli altri, manca una politica strutturale di marketing territoriale. Noi non sappiamo che cos'è promuovere la nostra città in modo strutturale. Adesso facciamo questa iniziativa a Natale, speriamo che a questo segua una pianificazione di azioni di marketing. Se guardate quello che è stata l'estate di Taranto rispetto all'estate dei più piccoli comuni della nostra provincia, della nostra regione, vi accorgete come poco ci organizziamo e poi ci vendiamo.
ecco, tanto da fare, bisogna stare insieme, bisogna cercare di recuperare anche questa immagine, questa vicenda Ilva, speriamo che un giorno finisca, perché continua a essere... Stiamo diventando, ripeto, un po', veniamo, ora io non voglio dire, però non vorrei che certe beghe interne di partito poi andassero a riverberarsi su Taranto, in generale dico. Adesso, senza entrare nel merito, che è complicato, bisogna chiudere questo capitolo. Noi continuiamo a dire che dobbiamo parlare di altro, di diversificare, poi finiamo per continuare a parlare, a fare, a concentrarci su questo tema, il tema dello sviluppo turistico non lo affrontiamo, il tema del recupero del nostro mare non lo affrontiamo, il tema del recupero dei nostri contenitori non lo affrontiamo. Un esempio per tutti, parlando di turismo, a Taranto non abbiamo un centro congressi, e siamo totalmente fuori da... Abbiamo spazi, le aree demaniali che abbiamo tanto chiesto di avere e sono abbandonate. Vabbè, sono tante le cose. Ecco, noi vorremmo partire dal sognare cose, ma dal cominciare a praticarle. Certo. Cominciamo a fare piccole cose in altre direzioni da quelle che insomma ci hanno relegato a questo, certo, a questo punto. Mosca, la incertezza della questione Ilva si riverbera sulla città, una incertezza che riguarda non solo i lavoratori ma riguarda il sistema Taranto. Mai come ora questo braccio di ferro e questa incertezza proprio sul futuro dell'Ilva rappresentano una spada di Damocle per l'economia ionica, cioè nel senso che una soluzione va presa definitiva, va chiarito quale deve essere il futuro per Taranto, con o senza Ilva, ma ripeto, è bene che si, come diceva Colella, si giunga alla fine di questa storia infinita, tristemente infinita. Purtroppo qua stiamo guardando, stiamo più che altro chiacchierando su delle tematiche, perché poi sono... chiedo scusa, c'è poi la problematica dell'indotto, esatto, ancora più esatto. grave, e io lì volevo agganciare, perché chiedo scusa, per i lavoratori si dice, ammesso che ArcelorMittal non assorba l'intero numero dei dipendenti, provvede lo Stato assumendoli per le bonifiche e quant'altro, ma i lavoratori dell'indotto da chi vengono protetti e garantiti? E comunque non dimentichiamo che parte di questo indotto viene calato dall'alto, cioè ci sono tutta una serie di aziende che vengono da fuori a fare da padroni in casa nostra, perché spesso poi scopriamo che ci sono tutta una serie di aziende che vengono a lavorare su Taranto, denigrando i lavoratori di Taranto, perché quando si sta... Siamo colonizzati. Esatto, siamo colonizzati sotto tutti i punti di vista, non lasciando sul territorio nulla, lasciamo solo a un certo punto l'inquinamento. Perché uno poteva dire, sì, c'è il lavoro e quindi possiamo trovare un equilibrio tra il lavoro e quant'altro. Invece no, tu scopri che in realtà su Taranto arriva solo l'inquinamento, ma non viene lasciato nulla. Siamo depedrati da tutta una serie di situazioni che noi paghiamo. Al di là che tu vai sui tavoli e fai capire l'importanza di avere un'alternativa che possa essere il turismo, possa essere tanto, non per niente abbiamo, come diceva forse anche Angelo prima, abbiamo sottoscritto praticamente i distretti del turismo su Taranto, che ci mancava come elemento importante, e qui non si sta riuscendo a capire quelle che sono le prerogative e allo stesso tempo delle decisioni che possono veramente arrivare a portare la parola fine, perché qui si sta facendo un rimpallo, no? Tra, diciamo, Roma e la regione e Taranto, praticamente giocando anche sui sindacati, perché anche sì, là i sindacati stanno giocando un attimino. Qui non stiamo capendo in realtà quello che in effetti possono essere delle decisioni, ma delle decisioni che devono guardare, devono salvaguardare il territorio e non che devono essere, come forse hai anche detto tu prima, decisioni calate dall'alto.
al discapito del Tarantino e della salute del Tarantino. Salvatore Cafiero, siamo al momento delle conclusioni. C'è un borgo, il borgo quello che lei rappresenta commercialmente, ma c'è anche un altro borgo, il borgo antico, la città vecchia. Sarebbe bello che vi fosse un unico borgo e sarebbe bello che il borgo, il centro umbertino, non faccia la fine dell'isola, della città vecchia. Anche su questo c'è da riflettere, perché vedere il quadro di Taranto vecchia, della città vecchia, è triste, al di là delle iniziative che si vogliono realizzare. E non abbiamo avuto neanche quest'estate i famosi mercoledì, no? Dell'isola. Vorrei parlare del borgo, partendo proprio, ricollegandomi un attimino, sì, alla vicenda Ilva. Da quel 2012, no, che ha caratterizzato il borgo per le manifestazioni, sì, fatte al borgo, dai lavoratori Ilva, dagli ambientalisti e quant'altro. Ecco, parliamoci chiaro, Taranto la sua crisi vera, economica, di incertezze, la sta vivendo dal 2012 e oggi per colpe intestine di un partito di governo continua a vivere questa incertezza. Ora non siamo qui per fare politica, certo, ma siamo qui da attori che animano il territorio in ambito commerciale. Purtroppo oggi, ci riducono a spettatori più che attori, più che purtroppo. Ci riducono a spettatori, qua mi sembra di essere, come posso dire, il pallone che si... Io dico il ciuccio in mezzo ai suoni, no? Perfetto. Per capirci. Allora, credo che la città, io parlo dal punto come di dice? Vista... Il ciuccio in mezzo ai suoni. Parlo dal punto di vista commerciale, sentendo di rappresentare i miei colleghi, è stanca di queste guerre intestine. A qualsiasi partito, che possa essere di governo, di opposizione, a noi non interessa più, noi vogliamo iniziare ad avere delle certezze e di lì poi decidere quale percorso prendere. Ora, nonostante questo, io sono un inguaribile ottimista, altrimenti forse non farei nemmeno questo mestiere. Quindi mi piace vedere le cose belle. Ora, questo Natale io lo immagino bello, davvero molto bello, lo immagino con la cultura che andremo a fare in Città Vecchia, lo immagino con le strade piene nel borgo e penso possa essere il punto di ripartenza, perché questa città è stata frenata, questa città funzionava e qualcuno ha deciso di frenarla, quindi noi dobbiamo solo farla ripartire. Però dico anche, al di là della classe politica in generale, a tutti i livelli, che ha avuto e ha le sue grosse responsabilità, però anche noi cittadini dobbiamo mutare la nostra mentalità. La dobbiamo mutare. Anche noi commercianti dobbiamo assumerci le nostre responsabilità. Però le posso dire anche che noi in questa associazione ogni giorno siamo da sprone, chiedendo ai nostri colleghi di mettere un posacenere all'ingresso del proprio negozio, chiedendo a chi ancora non lo fa, perché quasi tutto lo fanno, di tener cura del proprio marciapiede, scopare le cicche da terra. Quindi tra di noi c'è già questa, come posso dire, questa attenzione. Perché oggi gettare la carta a terra è una cosa normale, purtroppo. Vedere la persona che sta in macchina, abbassa il finestrino e getta il pacchetto vuoto di sigarette è la norma. Purtroppo. Purtroppo parla con uno che nella macchina c'ha l'immondizia proprio per non buttarla fuori dal finestrino, come forma. Ogni tanto la può svuotare. No, la svuoto. Quando scherzo, arrivo fino al cassonetto, poi la svuoto un po'. Però voglio dire, a me piace immaginare la mia città e raccontare le realtà belle della mia città. Quindi mi piace dire che in centro oggi abbiamo un nuovo competitor che è anche un nuovo attrattore commerciale. Certo. Che sicuramente è da andare a visitare, che in centro, nel borgo, in Città Vecchia faremo tante bellissime iniziative, che comunque quando venite nei negozi della nostra città, io parlo del borgo ma parlo in generale della mia città, trovate commercianti che vi accolgono in maniera calorosa, collaboratori preparati, perché se arriva il turista qualche parola d'inglese, grazie ai corsi che abbiamo fatto, oggi la sanno dire.
che comunque hanno voglia di accogliere i clienti all'interno delle nostre attività e che li vogliono trattare come... Non coccolare, come, diciamo, chiamiamo, perfetto, attrarre, ecco, come attrarre. Persone preziose. Certo. Quindi il messaggio che mi sento di lanciare è proprio questo. Tornate a vivere il Natale al borgo e più in generale in tutta la città, okay, e vi accorgerete della differenza che le nostre attività, okay, sanno offrire. Bene, parlando di cose belle, parliamo con Lelio Fanelli, presidente della delegazione Trecarrare Solito, dell'iniziativa di Telethon il 17 di dicembre. Sì, la riproponiamo quest'anno, come dicevo prima, dopo la pausa dell'anno scorso, anche se in forma ridotta, giusto comunque per dare continuità. Sembra strano poter ridurre una festa che si sviluppava su 13 isolati soltanto su un paio, almeno per quanto riguarda l'area pedonale, quella che poi sarà l'esposizione, però questo ci permette anche di andare molto sulla qualità dell'esposizione stessa e cercare delle chicche, delle cose un attimino ancora più particolari da poter proporre. Insieme alla manifestazione ovviamente ci saranno anche le promozioni delle attività commerciali che in quella giornata in particolar modo si attrezzeranno per una scontistica particolare o comunque delle promozioni fatte proprio per quella giornata. Ricordiamo che è un'iniziativa benefica, ricordiamo che è fatta per Telethon, quindi una raccolta fondi così come noi facciamo ormai da 8 anni, questa sarà la 9ª edizione. E quindi insomma vi aspettiamo. Bene, Mosca, qualche conclusione? Qualche... Sì, perché è giusto che si debba anche dire quando una cosa non funziona, ma anche quando una cosa sta iniziando a funzionare. Ecco perché mi sentivo di dare un applauso all'assessore attività produttive, innanzitutto Valentina Tigre, che in base a tutti questi incontri è una persona che abbiamo notato che oltre a parlare sta cercando di fare effettivamente qualcosa per la città, per cui noi abbiamo notato con i vari incontri, non solo con lei, con i vari assessori di altri settori, un modo di porsi, un modo di colloquiare e di condividere, perché abbiamo sempre chiesto di dove si riesce a trovare una condivisione e quindi potersi confrontare, si può arrivare ad un risultato che è per il bene della nostra città. Bene, e allora una bella puntata in cui abbiamo parlato delle attività di Confcommercio, ma abbiamo parlato di iniziative varie, soprattutto quelle relative al Natale. Vedete, ognuno di noi ha la propria vita, i propri problemi, le proprie disgrazie, i propri dolori, io ne so qualcosa. Taranto vive una realtà terribile sotto l'aspetto ambientale, sotto l'aspetto occupazionale, però almeno una boccata d'ossigeno, un sorriso che il Natale ci può dare, non ci cambierà certamente la vita, perché ognuno di noi porterà sempre dietro sulle proprie spalle questo fardello, però una strada illuminata, un messaggio di speranza, una luce, io dico che anche questo è Natale. E allora ringraziamo Angelo Colella, direttore di Confcommercio Taranto, ringraziamo il vicepresidente di Confcommercio Alberto Mosca, ringraziamo il presidente della delegazione Borgo Salvatore Cafiero, ringraziamo Lelio Fanelli, presidente della delegazione Trecarrare Solito. L'appuntamento con Polifemo venerdì prossimo, stessa ora, ore 21, stesso canale, canale 93 del digitale terrestre e canale 879 della piattaforma Sky, Viva l'Italia Channel, e poi chi non ha avuto modo di vedere la puntata di Polifemo il venerdì la può tranquillamente rivedere in replica il sabato alle 14, e poi c'è ovviamente pubblicata sul sito www.luigiabatecommunication.com, nonché sulla pagina appunto Facebook di Polifemo L'Occhio di Abate. Insomma, abbiamo cercato di rendere il più ovunque. Beh, d'altronde i tempi, no? Si ricorda Cafiero quando c'erano solo quei pochi canali, ora grazie a Dio c'è troppo. E vi dico di più,
che siamo anche in grado di fare, e su questo poi ci lanceremo a breve, anzi ci possiamo già lanciare, proprio in realtà proprio dirette anche Facebook, dirette televisive, anche questo. Siamo piccoli artigiani della comunicazione. È la squadra per cui ti fa l'idea. La Juventus, nessuno è perfetto, però se il Napoli vince lo scudetto sono contento, piuttosto lo vinca il Napoli ma non l'Inter, è così, ho rotto i rapporti. Lei è sarrista. È così, ho rotto i rapporti con tre quarti di Confcommercio che pare essere nero-azzurra. No, vabbè. E allora, ci vediamo venerdì prossimo.